Una giornata dedicata interamente alla cittadinanza con la visita dell'edificio e dei laboratori dei progetti realizzati dalla scuola nel corso dell'anno scolastico. Inglese, tedesco, arte d'immagine, scacchi, psicomotricità, alimentazione, sport ed informatica. Appuntamento al primo circolo didattico ex secondo di Via Feace a Gela, diretto da Adriana Quattrocchi. Come ogni anno abbiamo la nostra giornata dedicata alle famiglie, dedicata al territorio. Un open day che apre le porte per poter far vedere non solo i nostri spazi, i nostri laboratori, ma anche esprimere quello che è la nostra offerta formativa, che da quest'anno, con le novità legislative, non è più programmata per un anno scolastico, bensì per 3 anni. Con l'organico potenziato abbiamo potuto fare una progettualità creando delle priorità, perché tutte le attività sono formative per i ragazzi, però sicuramente abbiamo dovuto darci delle priorità. Le priorità dell'Antonietta Aldisio sono state quelle di recuperare e di fortificare le abilità di base di italiano, matematica e inglese, e sicuramente potenziare e valorizzare le eccellenze. Tutto questo ovviamente con tutte quelle attività formative che si riescono a portare avanti tramite anche dei laboratori. Nel corso della manifestazione è stato possibile degustare alcuni prodotti preparati all'interno del laboratorio di alimentazione.